Allora ragazzi, super beauty routine vlog, anzi vlog per voi. Sembro una matta, sono tutta bardata, sono nel giardinetto della spa all'esterno e adesso le ragazze Giulia e Gloria mi faranno una super beauty routine che potete replicare anche a casa vostra con tantissimi prodotti che trovate un po' nelle Fairly Well Box, un po' a base della nostra cosmetica di latte e di capro aerobica, ma anche gli oli essenziali, e quindi venite con noi. Con la detersione, mi raccomando, a casa fate dei movimenti circolari dall'interno verso l'esterno per eliminare tutte le cellule morte del viso e avere già un primo effetto rinnovato dalla pelle. E trattiamo anche il collo, che è molto importante, eh? Non dimentichiamolo. Perfetto, finita la prima detersione, sciacquiamo. Noi preferiamo usare delle salviette bagnate con dell'acqua tiepida perché hanno un effetto di pulizia maggiore e sono anche più igieniche rispetto ai classici dischetti. Diciamo, Gloria, che questo è un procedimento che si può fare tranquillamente anche a casa, vero? Esatto, sono semplici abitudini che, se acquistate, comunque avete una bella quotidianità, una bella costanza, avrete dei bellissimi risultati. Adesso proseguiamo con questo scrub al viso totalmente wild, perché c'è dentro del fieno sminuzzato con del miele biologico di nostra produzione. Come mettere lo scrub? Allora, lo mettiamo tra le mani per non avere maggiore aderenza sulla pelle e poi proseguiamo dal collo salendo e poi sempre con dei leggeri movimenti circolari andiamo a esfoliare la pelle. Il miele ha un'azione antibiotica sulla pelle, infatti è detto anche un antibiotico naturale perché va a dare nuova idratazione. Quante volte la settimana lo consigli? Tutti i giorni? Una volta? Allora, dipende molto dalla pelle. Chi ha una pelle mista, anche due volte a settimana. Per una pelle normale, una volta a settimana è sufficienza. Poi calcoliamo sempre che comunque con questo fieno sminuzzato anche l'effetto dello scrub è molto delicato, quindi è consigliato anche per chi ha la pelle molto sensibile e che si arrossa facilmente. Allora ragazzi, ovviamente ho gli occhi chiusi perché non posso aprirlo, ma il fieno è un ingrediente che trovate in tutte le vostre Fairly Well Box, quindi basta tritarlo con un coltello o lo mettete direttamente nel frullatore e ha questo effetto, molto effetto scrub. Perfetto, una volta fatto lo scrub lo sciacquiamo. Lo lasciamo in posa, Gloria? Allora, volendo si può utilizzare come una maschera, perché ha un effetto anche lenitivo, appunto antibatterico il miele, quindi se avete tempo anche una decina di minuti va benissimo. Adesso procediamo con la rimozione dello scrub al miele. Mi raccomando, le salviette devono essere ben calde in questo caso, altrimenti il miele fa fatica a togliersi. Passiamo anche di qui. Ok, come vedete la pelle sembra già più luminosa, perché è proprio l'effetto del miele. Questa è la bellezza del miele, infatti si vedono già subito gli effetti, una pelle già più luminosa e più compatta. Ok, proseguiamo per la beauty routine sera. Io consiglio sempre di aggiungere alla crema Spring Fontanil l'Achillea, perché l'Achillea ha proprietà anche anti-age sulla pelle, è proprio un rigenerante. Poi, essendo molto corposa, la consiglio la sera perché comunque la pelle non è truccata e quindi riesce ad avere proprio un effetto rimpolpante. Anche la profumazione voi non riuscite a sentirla, ma è buonissima. Sono tutti prodotti naturali e le materie prime sono tutte le nostre, quindi anche questo è un grande plus. Ok, adesso mettiamo lo Spring Fontanil, che è una crema di idratazione profonda, c'è dentro anche dell'aloe, della rosa canina e sempre del latte di capra. Aerobica, Gloria. Esatto, scusa, non sono così tecnica io. Andiamo sempre a massaggiare dal basso verso l'alto per stimolare la circolazione, sempre con questi
movimenti, un po' come accarezzare, senza premere troppo. Saliamo, andiamo a fare questi movimenti sempre dall'interno verso l'esterno, mi raccomando, per fare un effetto tensore. E questi, Gloria, sono movimenti che riuscirei a fare anche a casa da sola? Assolutamente sì. Infatti, dall'interno verso l'esterno e dal basso verso l'alto? Esatto, per stimolare comunque la circolazione e avere già un effetto ossigenante sulla pelle. Ma già poi a casa voi capirete che quando la pelle è stata massaggiata con questi movimenti sarà anche più luminosa, ma anche a livello proprio come tatto, no, ferma, più se... ma anche al tatto poi noterete che la pelle è più compatta, è più luminosa e anche più tonificata. Io devo dire che è la sensazione è veramente bellissima. Non so se sarebbe lo stesso se non lo facessi io, ma sicuramente è veramente molto piacevole. Guardate qua, senza filtri, con la luce del sole naturale, guardate l'effetto della pelle. Ecco, adesso questo è Butter Choc, che è il nostro burro cacao. Tieni, Nicole. Ha un potere emolliente e idratante sulla pelle e è fantastico da usare la sera perché rimane come maschera e la mattina avrete delle labbra bellissime, rimpolpate. Ragazzi, bene. Io sono super rilassata, anche se al giorno sono pronta per andare a letto. Fateci vedere le vostre beauty routine della sera.